la strategia è vecchia come il mondo. Rispolverando echi da guerra fredda, in vista del voto, il partito di governo Fidesz ha costruito la sua campagna e la sua identità intorno all'identificazione e alla demonizzazione dell'avversario di turno. I migranti, George Soros, oppure ancora le Nazioni Unite e l'Unione Europea. Uno dei giovani che si offre alle nostre telecamere per le vie di Budapest parla di atmosfera d'odio diretta in particolare contro gruppi come migranti, ma che sta contagiando il complesso della società e dell'opinione pubblica. Un'altra studentessa si fa portavoce dello sbigottimento occidentale. Alcuni degli amici di altri paesi, ci dice, non riescono a capire come e perché l'Ungheria si trovi a vivere una situazione simile. Tra gli avversari designati dal partito di governo, sembra tuttavia che la retorica anti-europea abbia mancato il bersaglio. Tra i 60 ungheresi su 100 che a un recente sondaggio hanno manifestato il loro sostegno a Bruxelles, anche una giovane studentessa di legge che parla di urgente bisogno di un cambiamento delle politiche. Fidesz vincerà, ci dice uno studente di medicina, questo è certo, il vero interrogativo è sui numeri di cui disporrà e se altri partiti saranno in grado di impensierirlo. Madre degli interrogativi è se l'incendiaria retorica di Fidesz non rischi di sfuggirgli di mano mettendo le ali al partito di estrema destra Jobbik. Thank you.